Che bel posticino allegro ti ha lasciato tuo nonno nel suo testamento. Devo dire che il mio avvocato mi aveva avvertito, ma mi ha detto di non preoccuparmi dei fantasmi. Già, anch'io non mi preoccupo. Ehi, quali fantasmi? Ha detto che il mio bisnonno è stato ucciso qui. Alcuni delinquenti gli tagliarono la testa e il suo fantasma va ancora in giro a cercarla. La testa, voglio dire. No, sì? Arrivederci. E vieni qui. Non fare il vigliacco, i fantasmi non esistono. No, non esistono. Sai, Moe, ho l'impressione di essere osservato. Devo proprio andarmene. Ehi, aspetta un attimo, non fate i vigliacchi. Sapete cosa dobbiamo cercare in un palazzo semidistrutto come questo? Dei pannelli segreti, tesori nascosti. Separatevi e guardate dappertutto, avanti. Sì. Sembra quasi la mia vecchia scuola. Pannelli segreti. Pannelli segreti. Immaginazione! Larry! Larry! Devo sopportare con loro. Benvenuti campeggiatori. Mi auguro che vi divertiate molto qui nel nostro bellissimo campeggio di Machimach. I nostri forti e simpatici consiglieri atletici vi guideranno per giorni felici nella verde distesa selvaggia di questo indimenticabile posto di vacanza. Quest'anno mi piacerà il campeggio. Sì, abbiamo solo un campeggiatore. E visto che sono un bambino così buono, non avrete certamente molti problemi. Sì, bambino, la nostra prima attività sarà canottaggio. Caspita, sono sicuro che sarà divertente. Canottaggio? Io adoro il canottaggio. Ma non sarai tu a farlo. La canoa è di Larry. Ho sempre adorato remare sulla mia canoa. Non stai bene, Larry. Ma perché te la prendi sempre con me? Non è niente male. Male? Oh, che cosa è successo? Chi ci ha colpito? Non mi sento molto bene. Bene. Possiamo andare in canoa adesso? Oh, che bella giornata, che bell'aria fresca. E che bell'acqua fresca. E alberi verdi, e un cielo pieno di sole. Non è affatto una brutta giornata. Brutta? Stupido, hai incontrato di nuovo Batman. Che cosa è successo a quel bambino così buono? Buono. Ehi, signore, guardi, c'è un buco nella sua barba. Ci vedi molto bene, bambino. La prossima attività sarà l'arco. Curly, prendi il giovane campeggiatore e mostragli l'arte dell'arco e della freccia. L'arte dell'arco e della freccia? Non ricordo le regole. Non importa, cretino. D'accordo, ecco qui il bersaglio. Tira le frecce nel centro. Se riesci a colpirlo avrai vinto 50 punti, bambino. Oh, caspita, ho sempre desiderato 50 punti. Sì, ma se invece la freccia arriva qui, saranno solo 5 punti, che è un brutto punteggio. Brutto? Bel colpo, bambino, non mi hai ammazzato, è già una buona cosa. Buono. Senta, signore, si potrebbe far male stando appeso lì in quel modo. Sì, hai perfettamente ragione. D'accordo, pezzi di salamandre, accendiamo il fuoco da campo e chiamiamo il bambino. Bambino, è ora del fuoco da campo. Guardate, finalmente ho trovato i funghi. Sbrigatevi ad accendere il fuoco, scimmioni dagli occhi pelosi. Aspetta, credo di avere dei fiammiferi. Oh, sono tutti bagnati, abbiamo solo questo. Va molto male, cervello rammollito. Male. E adesso come facciamo ad accendere il fuoco? Speriamo che ci pensi il bambino. Oh, davvero? Batman! Vi accenderò un fuoco da campo che non dimenticherete. Aiuto, 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 aiuto.
chiama un ottimo. Un ottimo falò. Dove sono andati tutti gli altri? Sei assolutamente infantile. I fantasmi non sono mai esistiti. Devi credermi, in questa casa non c'è niente da temere. Puoi stare tranquillo. Voglio una testa. Mamma!